perché così. Abbiamo avuto un piccolo incidente con il video, è andato perso un passaggio, ora vi mostro. Mentre l'albume sta montando a neve, questo è bello compatto, voi potete mischiare lo zucchero alle mandorle. Io l'ho fatto un po' per volta, ho usato questa conca che è un pochino più spaziosa e quindi ho versato alle mandorle un pochino di zucchero e ho mischiato così con le mani. Poi ne ho aggiunto un altro po' e ho continuato a mischiare e adesso c'è tutto e ho praticamente tutto lo zucchero e tutte le mandorle. Mi è sfuggita qualche pezzettino di buccia, scusate. Adesso aggiungo la buccia di limone che ho grattugiato con una grattugina e me l'ha reso abbastanza fine e mischio bene. Forse ho bisogno di un contenitore ancora più grande di questo. Deve essere ben mischiato allo zucchero e al limone. Una volta che le mandorle e lo zucchero con il limone saranno ben mischiati tra loro, incomincerò a bagnare il composto con l'amaretto, così. Noi con i video siamo un po' dilettanti, anzi siamo dilettanti al massimo, per cui ormai siete abituati a vedere che siamo abbastanza casarecci, improvvisati. Quello che conta è il risultato. Verso tutto di cuore. E una volta che anche il liquore sarà tutto ben mischiato a questo composto, passerò a procedere ad aggiungere l'uovo montato. Va bene? Da tanto che non preparavo gli amaretti e non mi ricordavo quanto spazio occupassero. Ci vuole un recipiente ancora più grande. Vedete, succede anche a noi quando perdiamo l'allenamento. Adesso che ho spazio a sufficienza per poter procedere, ecco qui, comincio ad aggiungere l'uovo. E vado avanti così finché non mi accorgerò che la consistenza è quella giusta. Abbiamo raggiunto la consistenza ideale, vedete? Si forma la pallina. Non è perfetta perché adesso ho le mani tutte sporche di mandorle. Adesso andrò a lavarmele, in questo momento sono come la colla. Le lavo e poi vi mostrerò il penultimo passaggio. Adesso io mi bagno le mani con il liquore, devo cambiare ciotolina perché questa è un po' piccolina, e cerco di realizzare la pallina in modo che sia, diciamo, graziosa, anche se non perfetta. Vi volevo dire che... Allora, stavo dimenticando un passaggio, vedete? Smemorata. Occorre un piatto. Questo è speciale, era di nonno. Non è Eugenio e nonna Pasqualina. Dove ci verso un po' di zucchero, 100 grammi che sono avanzati dal chilo che non ho utilizzato per gli amaretti. Adesso mi occorre qui. Quindi, i passaggi sono questi. Preparo la pallina con le mani. Adesso lo travaso
usando questa parola adesso, in questo momento. Mi bagno le mani, preparo la pallina, la passo nello zucchero, la dispongo nella teglia e ci aggiungo una mandorla. Adesso mi bagno di nuovo le mani. Prendo un po' di impasto, che sia più o meno di quella grandezza. Preparo la pallina, la passo nello zucchero, la dispongo nella teglia, la mandorla e vado avanti fino a completare tutto, tutto il mio contenitore. Ovviamente non saranno perfettamente identici, questo è molto grande, vi ripeto che sono veramente fuori allenamento, per cui cercherò di realizzare delle palline molto simili tra loro. Ecco qua, la prima teglia è pronta, sono anche abbastanza simili. Passo a cottura e poi vi dirò esattamente quanto staranno in forno. Il forno è, l'ho riscaldato a 175 gradi. A tra un po'. Li ho posizionati nella parte centrale del forno. Non apro il forno per evitare danni. Ci siamo. La prima teglia è pronta. Vedete? Il fondo è perfetto. Sopra non sono doratissimi, ma essendo fuori allenamento non volevo rischiare di cucinarli troppo. Hanno cotto bene e buonissimi, squisiti, amari al punto giusto. Vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao, a presto, grazie.